linii. Ste cose succedono solamente a me. E mo come aggiù fare? Ma c'è figura faccio io con qui di. Comunque, io guarda, non posso mancare, non posso mancare. C'è successo? Peggio a mia c'è successo. No, sta dato una mano, guarda. Sai, c'è gente qui, sta Bettina. E l'invito della congrega, che si riunisce in assemblea generale oggi alle 15. Senti, c'è dice, senti. Senti qua. E pregato vivamente il confratello Attilio Fasullo di intervenire oggi alle ore 15 nella sede della congrega della Madonna Immacolata Canuni Fulmina per l'elezione dello stendardo e del priore. Hai capito, Bettina? Del priore! Alle 3? E come faccio che tu vai già alle 3? Se alle 3 arriva mi ti mettono con margine, dimmi, come faccio? Caporuglio, non è un problema serio. Aspetta una telefonata dello zio Tumeo. Ma per chiamare, cussaccia, sa che esistono le cose, in modo che posso uscire stasera. Devo uscire con non ne mangiamo una pizza, che devo festeggiare, lo prima non è vero, e che io non stia sulla giù, cercavo un giorno dei peli allo patruno. Mo c'è caspita di scusa a giuttuare. Come posso assentare stasera? Comunque, io alla riunione non posso mancare. Lo capisci, Bettina? Non posso mancare. Ah dai, sa votare. E io sul fratello onorario. Ma se si trattasse solamente per lo stendardo, per lo stendardo, sai che me ne fottia io. Ma dai, sa votare, è la donna di un priore nuovo. E ieri sera sai già giù saputo. Casa d'altro non può farsi una mia, priore. E se non ci va, Bettina, addio priore, visto e l'unierno. Sì, e no? Per te è pieno, per me no? Ma insomma, o capisci che se io stasera non ne sono, non mi rimane l'acqua? Se crede che ci serve per quale motivo, che voglio questo? È capace, pure come l'asta che è capace. Ehi, però io stasera non ti devo forza. La soluzione, sa che c'è? Ma non c'è? Non si dice lo stile? Non è. Ma non ci dice lo stile? No, io mi credia. Questa gelosia, Attilio! E invece la facciamo, è vero, come già faccio della ragione? La gelosia non è la rusa! E c'è un ordine! E come faccio sempre una con il tuo marito, te? Tutti i giorni, tutti, tutte le cose. E sempre, anche mangiare. E dopo che saranno litigati, dopo che saranno detto un po' fino a male parole, una con l'altra, se spartene. L'ugiomica se ne va a casa dell'amico suo. E la padrona se ne va a casa dell'amica sua qui già parrucchiera. E stanno scannati fino a Siratardo, come domani raggiati. A proposito, Bettina, ma moro su sciuglia. Su studi che erano a fare spesa. Ehi. Però, perché ne la in pace? Ehi, a pace, manco sarà. Ma è bruciato molto, ma è a proposito di bruciare, mamma mia, lo farò domani, ce l'ho assato. Bettina, comunque, qualche cosa questa sera devo pensare, la forza, devo pensare.
state zitta, sai. State zitta oggi, sai. Casino con i nervi che tengo. Tutti dietro gli spunto, eh. Ma guardatela. Guardatela la picca, guardatela. Come sarebbe vestuta, guarda. Mi pare una bambola. Una bambola, mi pare. Quante fiate della giudire? Cascire vestuta decentemente. C'è su tutte queste provocazioni. Quelli mascoli che c'è, specialmente già sta casa. Senza ma e senza se. Visto che ti non lo capisci? Ci ho già pensato io. E na, ti ho giocata una divisa nuova. Na, va cancida. E non fare tutte le vici più cugianti di fuori. Aspetta, aggiusta vai. Porta poi tutte le robe che c'è già in camera mia. Ma guardatela, guardatela. Si buona per la rifa come è picchiettata. Mamma mia, mi sento un terremoto, incia. E ci vedi mi capisce. Tutti mi rimproverano, mi dicono, ma perché a fare così? Marito è tanto buono, affezionato. Sì, affezionato, ma all'angelo. Hai provato, ci vuole che ti dica, che ti senti morire chiaro chiaro. E che ti vedi trattata invece dello fazzoletto di carta. Usa e getta. Bettina! Oh, buongiorno signora. Ti serve qualche cosa? Mai chiamato? No! Ci l'hai chiamato, eh? Quando ti essere pronti non ci siete mai. Quando non serviti stati sempre intorno, come i muscoli. E io ne critico. Io non posso dire niente. Va bene giù alla cucina e preparati a mangiare. Cammina, cammina, vai. Aspetta, sai? Aspetta, vieni qua, torna. Solo mio marito, ma però. Perciò a mia non mi tiene fame. E non voglio che mangio. E non ci mangio né oggi. Ne crai e ne cruscrai. Oh, finchia pasta! Non le aggiungo la tua cuccia! Oh! Aggiù diventare più fina della mazza di scupa! Voglio un po'! Voglio un po'! Così il mio signor marito è libero di fare quello che gli pare e piace! A festa che sono tu! Capito mi scuole! Ma io non ci muoio! No! Non ci muoio! Lo vileno mi fuga, mi fuga le vileno. Mi sottile, era buono. Ma mia, il vileno mi gonfia invece, mi gonfia. Ma non ci mani, non ci muore. Hai capito? Hai capito? Ma signora, ma perché da abbinare queste fesserie? Perché? Perché? Perché mi ha già sposato un assassino, un delinquente, un cuginella, che mi aveva sposato solamente per le sorti. Ma sempre le stesse cose dici, eh? Sempre le stesse cose. E non mi registri una cassetta, così ti sento pure quando non ci senti. Sei tanto sposata, è piace teoria, ha capito? Ma guarda questa qua, guardami. Che in fondo dico, non è che io sotto l'ultimo pezzente, eh? Che ha avuto un tozzo di carta che ha uno stipendio a casa, non no. Stipendio, mo? Un mezzo stipendio. Perché l'ho un mezzo dello squaglio, degli vizi e stovizi tuoi. Che ci te pensi? Che io faccio tutto, sai? Tutto? Sì. Sai tutto? Sì. E allora sai tu che sei una marcia, sai? Sai che sei una marcia? Ogni cristiano, prima con se sposa, se faccia le scappatelle sue. Poi, la sera, usiamo che si faccia in grazia di Dio, la moglie sua, in santa pace, a casa sua. Questo è giusto, ingegnere, sì, sì. State zitto, tu, ogni cristiano, sì. Tutti gli cristiani normali, ma Dio non sei un cristiano normale. Dio sei rimasto sempre lo stesso prostituto e io non ti sopporto più. E io manco ti sopporto più. Non ti sopporto più, hai capito? Ingegnere, calma, calma, c'è calma, calma. Questo è il veleno continuo che sta le porte a reto giorno per giorno. E tanto sta facile finché tanto piano piano non va arrivare alla tomba. Ah, ingegnere, mo che mi fanno priore, che lo trovo io un bello posto in la cappella della collega. Ma guarda che questo fai! Questa non è una prima, no, non è una prima. Questa è un diavolo, un diavolo. Non posso uscire, non posso uscire,
e perciò voglio un fazzoletto, e perciò voglio una camisa stirata, e perciò mi metto un profumo Chanel numero 4 e un quinto Chanel numero 5 quando resto qui. E poi con i paraocchi tocca il cammino, sì? Con i paraocchi quando cammino qui. Ma con lo busto, pare la mano, con lo busto. Che in fondo dico, pure l'occhio non la parte sua, no? Ingegnere, ma ti è, non lo sai che qui ci lo sa? Gelusa? Gelusa? No, mira, non è gelusa! Una pancia, una pancia! Io così faccio guida, Ho le questa, essa. Ho le questa in pupa, sem pupa. Ma la settimana passata mi ha detto che ho lì a cuvaccia da mamma sa e si risa. Io l'ho già detto, vanne sulla, no? Io non ci vengo, che non mi sento un po'. Che sta mi togliere la capa? È sciuta? È sciuta? No, ma non è sciuta, no! Non è sciuta! Non è vero che non ti sentivi buono! Era come li resti solo a Lecce! O facili porci come ti doi! Ma te sbagli, te sbagli del grosso! Che se passaccio qualche cosa, prima te spacco la capo! E poi come denunciane, l'amici dell'animale! E ti stai zitta! E ti scommi come punti! E dire che te l'esempio di Sirda, che qui prende una pasta di mele e ti invece si chiocita del limone. Ma poi, le figure che mi fai fare, le figure! Sì, senti ci ha combinato stamattina. Ma senti, pizza, sera, bella! Siamo usciti da casa sereni e tranquilli per andare alla standa, reparto abbigliamento. Perciò la signora si era a cattare l'upiluscio nuovo. Fra tutta la standa, al reparto quasi muciù di noi, c'era una commessa a 3 centimetri più brutta della morte. Tocco la scoglia qui d'auta, mi si avvicina e tutta gentile mi dice: desidera, signore! Ma signoria la canuscivi però? No, non la canuscia, no, non la canuscia! Guarda Pichi se ci posso credere, non la canuscivi, no? Non è nulla canuscia! Come te la sentire? Era la prima fiata che la vidi. Ah, no! Perché quando una te canusce, non face tutte le cose che faceva guida! Ma se vuoi sapere ci ha fatto? Ti è se per una con Crivi c'è voi. Allora, quando mi avevi chiesto se mi serve qualche cosa, mi ha già ricordato che effettivamente mi servivano paro di cause. Avrei bisogno di un paio di pantaloni, l'ha già detto. Pigliate sullo scaffale un paro di pantaloni. Me li dava e mi dice: provi questo, è l'ultimo arrivato. Stamme lo misurava quando... Quando una non te canusce, non face tutti i buttanismi. E siccome già scamusa a me non m'era vista, perché a sapere che io cammino sempre qualche più metro più lontano di io, non lo posso controllare. E per qui giù che ho visto, l'era avuto come un minimo casciaro. Ma c'è già l'hai visto poi, c'è già l'hai visto. Ci ho visto, brutto vigliacco, qui giù era un cavallo di causi che già pulangia non riusciva con nessuno. Era brutto, era lungo, non ci preoccupi, viene giù su io. E tanto mi cava, tagliamo così. Amina, a stampi sta uscito, Caccio un momento, con l'avviso con un cavallo dove a mano, ci sale. Scena pornografica fra tutti e due. Devi sapere che lei sta sempre qualche metro lontano perché mi deve controllare. Sì. E così ha visto il mio cavallo che veniva montato da una razza. Ha costruito un castello così. Sì. E partuta in qua. E su dal direttore che gli dice convinta con me se è più seria. Sì, sì. E se gli dice più bello almeno. C'è figure che mi fai giocare, c'è figure! A me, quasi tutto un giorno! Ce me ne futo io delle figure d'oi, così non la fiata a impari! Comunque, ingegneri! Geometra! Va bene, ingegneri! Geometra! Ma perché non facevi una bella cosa oggi, ah? E mangiate un'ubica prima, così ve ne siti e ve facete una bella passeggiata!
e vai a cogliere stasera tardi, così forse che sbafa. Io sono un nulla tenente che stava attendente alla tenente. Attilio? Attilio? Dilli a sto nulla tenente che stava attendente alla tenente, che la tenente non vuole né cu mancia e né cu essa. Ingegneri? Giovedra! Va bene, ingegneri, va bene. Non li faci domuine, domosse, che qui già sai come è te, no? Che con niente la accogli e con niente la perdi qui, dai. Dai, così, mangiati prima. Venessi e vi facete una bella camminata e vi accogliete stasera tardi. Speriamo che essene. Stai no, stasera, a mezzo di quali proprio quelli della congregazione. Ogni giorno la stessa storia, io. Ogni giorno mangio pigliare sto veleno. Ma se ti che ho rabbia per niente, però, eh? Se no, no, se ti che mi faci raggiare. Perché quando uno vuole bene alla moglie, non faccio quello che faccio te. Ma se può sapere, c'è già che te faccio io, eh? Ma se può sapere, e non mi dici? Stavo sempre in giù casa. E quando esso sai a giovare, allo studio. E quando torno, prima di entrare su casa, lo fritto mi zicca, lo fritto, mi devo andare avanti, mi devo. Sì, perché io a casa non trovo una moglie, no. Io trovo lo giudice istruttore. Me parli, me fissi, se mi faccio russo, se mi faccio ghiaccio, se mi faccio verde. Ma è vita che io posso fare questo, è vita. È una fiata che senti casco, è pure come dici. Me dici perché te gemmone tutte l'anche quando già sei a casa. È segno che tieni la cuta di paglia. Ricordate che l'innocente non tiene paura della giustizia. Ma quale giustizia? Quale giustizia? Ah, quale giustizia? Per l'anima degli morti, eh? Per l'anima degli morti, spicciamola finché qua, spicciamola. Non vedi, no, non vedi che sta facendo ridire tutti, non vedi. Ma ti è che te pensi, ma ti è che te pensi? Che quando noi ne litigiamo, che diede ne chiagna sotto l'amica tua, su sull'amica tua, che qui già te compatisce? Sì. E la si diverte invece, ci gode. Perciò, che quando io me ne scendo sotto a casa lo viduccio, che li conto, qui tu si dispiace? Sì. E non si diverte. Sa qual è stata l'ultima cosa che mi ha detto l'altro giorno, eh? Frate mio! E ci stai a fare con una coma qui da? Passala, no? Ma pure la Lucia e tu cosine, sai? Che te pensi? Eh? Anzi, ti ha chiamato pure un riccione. E io ho detto, che era buono c'era un riccione, almeno se sei quella che non era curruta. Ecco. E che fai? Ma insomma, di là io, via, di là. Perché sì? Tutti questi ti aspettano, tutti questi! Ma insomma, dico, ma potremmo continuare così, eh? Eh? Non avevamo manco un anno che andavamo sposati, che andiamo sposati, e non abbiamo fatto altro che ne litigamo della mano alla sera. Sia che Don Stefano, lo giorno che andiamo sposati, mi ha detto, cari sposi, la prima cosa che hai di fare, voi siete qui da come scannati, della mano alla sera. Poi, deportati, ben riposati, e quando pensate, Padre, Figliolo, Spirito Santo, e insegnati dei giocai di lassato. E meno male che c'è l'esempio di mamma, da Silva, di cristiani santi, cristiani santi. 34 anni di matrimonio, mai un litigamento, mai. Iata, Idri, iata. Non li montuare, Marco. E ti io mi ti pagi, ma con te? Che qui giù, in vita sua, oltre mamma, sa una sola cristiana conosciuta. E qui già è mamma. Ma mamma da non è come ti è bella, eh? Ti è capace di mettere in croce un cristiano pure senza razza? Senti! Ti è un cristiano, lo riduce a una pezza di me. Senti! Ti lo sapevi come lo pensava io e te lo dissi prima che mi sposavo. Ronzino, ti non a guardare in faccia nuda a una femmina. Mai! Ronzino, non ti fare venire nuda pensieri per la capo. Casino su guai, ti avvisai o no? Sì, è vero. Ma dico, ma quale pensieri? Quale pensieri? Ma se tocca a te stavo sempre in redo, non spetti altro che come faci festa? E mente, te redo, mente, te sembra, te controlla, te fa leggere a noi. La madre sai qua, allo studio, e non giorno sì, non giorno no, non va bene come faccio la barba. Anzi, la prossima fiata che vado, vieni pure un tie, così mi insaponi, sai? E poi ti metti dentro e facci la buca, anzi, su, facci la buca. E non ti stai più piccato.
la calma. E non ti stai tranquilla, ah? Eh? Te l'è sta gelosia che porti Susu. Dico, potine stare tanti tranquilli, in grazia di Dio. Ne serve una cosa, li do in ne aiutane. Li meno picca meno, li cacciano fulmine. Com'è sta storia? Una chiesura. Case le con tutte cose le cristiani non manco me ridere, manco me ridere, per pazzi me viene, per pazzi. Sta ragazzo povero animale gli ha capito tutto, non voleva manco scendere della macchina e mi ha ranfato tutto lo razzo quando la ziccai con l'allasso. Fammi dire? Na, obbedi, na, e speriamo che non puragnisce qua, eh? Na, guarda, guarda, guarda. Questa è una fata di muscete. No, ne, decidete allora. A me mi parlano più unghie che femmina. Senti, senti, perché non ti mani la bettina? Vane, ti mani la bettina. Ah, con la bettina sei uscito fuori? Ah? Insomma, era venire qualche duro che mi venga la muscia. E non era potuto venire ieri? No, no, perché la muscia non ti poteva venire. Comunque, non contavo di già muscia, eh. Non contavo di già muscia. Era la prima rufiana, sempre su tutti e spia. Ma mo, deve ero sta dici, ah? Sì, sì. Ma insomma, dico, ma se puoi essere gelosi della muscia? Ah? Ma insomma rendi conto, ah? Senti, spicciamola, raso del qua. Spicciamola e non facciamo sentire la gente meglio. Ma già signorina dentro la stanza, è vero non la conosceva, mira del cavallo. Nulla conosceva, come te la giù dire? Nulla conosceva. E giuramelo. Giuro. Ronzino, c'è già a fare. Mannaggia, non su io, su Cilusa, su Cilusa. Io me ulia così, ne. È proprio lo cervello mio, che mi cammina, nanzi, pennanzi. C'è già a fare. Sì, è carcao freno, no? State tranquilla, state calma. Ma come te la giù dire? Che se io ti ho scusato è perché te ulia bene. Come te la giù dire? Vieni qua, vieni, vieni qua. Con lo squaglio a Gustavo non viene mai, quando viene rompe sempre, rompe. Ehi, signore. Ciao. Ma guardate, picca picca, c'è su Bonetti, state sempre come un cane con i musci. È combinazione quando viene io per essere sempre imbrazzati, eh? E vieni, sei più spesso, no? Ah, e dici che ti dispiace mo che ne mi imbrazzati? No, guarda, sera per me io li abbracco sempre così, bene, allegri e felici. State zitto e non portare spurchi, eh? State zitto e non portare spurchi. Beh, cagnato, tua vita? L'esame l'ha fatto, poi? L'esame? L'esame, l'esame... Ma Dio, ho letto niente, ha preso? Sì, mi dia sta bella notizia, ma così era una novità. Quale notizia? C'è meri di dire. Cagliato, sono stato bocciato. E te presci? Cateri scurnare, Cateri. Per la terza fiata, bocciato per la terza fiata. Ti convetto che sta fiata ha messo proprio lo record, eh? Sì, ma sta fiata è stata peggio della una fiata, sta fiata l'ha non saperta proprio, ha fatto scena muta. Pensa che era un professore a un certo punto, ma guardate come mai tu. Il tuo silenzio mi ha rotto i timpani. Puoi andare, prego. E calo conta pure. Penso che a sta fiata si da lì passa proprio la voglia che te mantenere. No, no, te sbagli di corso. Anzi, tu Cristiano sta tanto contento che mi ha mandato pure lì sotto. Sì, 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 così sì. Guarda, guarda. E calo pure il carite pure con già faccia, guarda. A me se che mi dispiace per i tuoi cristiani, sai, che se no li diceva tutto e facciate tagliare pure li viveri. Ma è un cosa da manco. Sì. A proposito, come sì, stanno le vecchie nosci, ah? Buoni, Anna, buoni, se li vidi do caro senti. Ah. Io ogni 15 giorni vado a acchio. L'ultima fiata mi hanno cucinato sagni, fatte a casa con lo sugo con la carne di porco. Capra, e mi hanno meno. Per cena, tocca assai che a muro se mangia buono, filo qua a Lecce. Buono e genuino. Sì, ne, ma ce l'ha grigliati pure qui già oggi, non si sposta né dead mai, già tu venne qualche giorno a qua, eh? E c'è a non fare che venne qua, c'è a non fare, dico, se stanno tanti buoni già, dico, tenene tutto, tenene l'aria, tenene lo giardino, c'è voi, tenene largo, e un mangiare, eh?
Senti, cagnato, chi è? Te nascere mo io o te fermi in un picca? Mi fermo in un picca, perché? No, quanto li tieni in un picca di compagnia assorda, che sennò qui dopo comincio a scrivere romanzi, costruire castelli e poi me li conta. Io voglio uscire, va bene dallo studio, più tardi, 20-25 minuti. Oh, oh. Un quarto d'ora. Quanto pare che arrivo allo studio, che c'è gente che mi aspetta. Sì, ne va. Senti, non eri potuto uscire, ora ci siamo tutti insieme, eh? Cosa va a fare nervosire? Ma se c'è con chi è fermato allo studio, insomma? Ma come siamo tornati a costruire qua i castelli? Fammi una cortesia, cagnato, giusto con va bene dello studio. Sì, ne va, ne va. 10 minuti, giusto con va bene. Sei le compagnia, sai, mi raccomando. Oi, qualche appuntamento te ne giù disgraziato e a tutti i costi ti trova la scusa dello studio. C'è ora faciti, eh? Le 11:16 circa. Circa 16 o circa 15, toccassimo precisi su queste cose. Le 11:16 da questo momento, via! Sì, sì, la festa, sai? Ne parliamo alle 11:26, vabbè. Elena, non dare retto, meglio che mi arrivo dalla Senciuru, che ti ha contare una cosa mia, seria, importante, molto importante. Una cosa tua, seria, importante, non è possibile. Come non è possibile? Settate e non fate venire a corpo. Sì. Elena, ti annuncio il mio futuro matrimonio. No! Sì, settate. Matrimonio? Tu, sì. Visto che non è possibile. E o ti sposi con la capo squagliata che ti ritrovi, frate mio? Ma c'è, dice. Ma te sposata io non mi posso sposare, io c'è, spiegami. Non toccare sto tasto, Pierino, non toccare sto tasto. Chi è? Sposato? Oh, povera figlia di mamma. Io non saccio c'è te cugini, come si è venuto sul nome? No, beh, uomo, si uomo, è muto puro. Ma proprio per questo, scusa, sai, quello carattere tuo. Viziato, sfaticato, torniciato di femmine, come faccio con Cristo che ho te sposo? Elena, invece sta fiata mi sposo. Sta fiata su cappato alla tagliola, Elena. Sì. Ma sarà stato il destino, il fe, il fato. Però Elena, sta fiata mi sposo. Sì. E ci chiede, sta figlia di mamma, ci chiede, che stai agli anni cosa mi sanno i frutti, eh? Ci chiede, dimmi. Elena, non devi dire proprio, che giovagnona, e te non più, non zucchero. Tene, gica tene 18 anni. Do occhi. E domani, Elena, domani che sembra pittata del mio pittore. Senti, Pierino, sordine, tene già di mani pittati. Assi voglia. E te de sutta lo capo, precisamente de Galliano del Capo. E orfana di mamma, Lucile aveva fatta fortuna con il commercio del bestiame, porci, cenchi, vacche. Si chiama Eugenio De Cozza, ma tutti lo chiamano Eugenio. Eugenio De Cozza. Elena, tiene un sacco di soldi. E tiene sta figlia sola. Io la chiamo Cristina, ma io sai come la chiamo? Titti. Come lo passereggio del gatto silvestro, no? Ma cammina male, Pierino. E poi te sposi. Una figlia dei catavini dei porci, ma per favore, Pierino, vane. E c'è di male? Oh, è un commerciante onesto, Elena. E poi ti parli così perché ancora non lo conosci, ma ce lo conosci. E scusa, e ti, come l'ha conosciuta? Per combinazione, Elena. La forza del destino. Ti ricordi quando domisi è vero, sono uscita sola per fare il concorso alle poste? Me lo ricordo, quando non te lo faceva fare, no? Che te li riscordati i documenti in casa. Me lo ricordo. Brava. Proprio tanto, la conosciuta sul treno del ritorno, Roma Lecce. Oh, ma guarda la combinazione, ah? Siamo già stati subito in confidenza, Elena. Sì. Mi aveva confidato che era orfana di mamma e che era stata un'orfana proprio a Roma. E mo era diventata maggiorenne e sta tornata a casa. Ah. Elena, era come sia che ne conosciva da sempre, guarda. Quindi è una cosa di qui già ci picchia a noi, e poi? E dici, Elena, che me la faceva scappare in occasione? Capisci che mi faceva scappare? Quando mi ha detto che l'usire la faceva tornare perché io gli alle acche una sistemazione così. Come ti disse? Lutata. Mi ha detto che torno a casa che mi ha trovato una sistemazione come sposo. Tata dice sta titti tua. Tanno dice tata, no, dice papà, l'hai industrializzata io. Industrializzata. E tie, decide industrializzata. Beh, e poi? Allora, ne settammi le cose. A un certo punto, Ulia cubacia al bagno. Elena, ecco,
E io l'accompagnai. Oh, Elena, già cazzo de porta dello gabinetto stia chiusa che sembrava anchiuata, sai. Non voglia sapere, che non voglia sapere. Gli denno scherzando, spingi dire che spingo io, finalmente già fulmine de porta se stampagnò. E scende spicciato in ciò lo gabinetto un grazzato. Certo. Elena. Tisi l'undoro della ucca sua. Ah, pensavo tu. E pose corto circuito, Elena. Ci avrei scommesso. E già spicciata la puntata, no? Oh, che film, Elena, che film. Mo ha parlato così, Isa. E mai tu, che appena mi sposo con la Titti, mi mette a società qui. È fatta, Elena. Amore e soldi, finalmente. E mie solamente corne. Ma, contento, Igio. Però mi ha detto una cosa, Elena. Fammi conosco la famiglia tua. E se dici che è gente quieta, tranquilla, onesta, danno, ma solamente danno, faccio a te sposi la Cristina mia. Bravo. E poi la portate a muro, la fate conoscere la mamma e lo papà, no? E mo' è spicciata di vero la puntata, no? Non la giù portate a muro. Pierino, mena, sai che sta mettendo un nervosita, capisci, sta tarda. State calma, sentimi meglio. Bene, Igio. Mo' io, sai, ci ho già pensato. Dato che sono venuto di qua, mo' li porto prima al ristorante con mangiare. E poi dopo che hanno mangiato, però, te li porto qua così li conosciti ti e Mariuta. Ma soltanto dopo che hanno mangiato, però. E quando la portare prima al ristorante e dopo mangiato l'hanno uscita qua, Pierino, nuciti direttamente qua e mangiati qua. E non se ne parla più. Ti sai, io non volia te dare tanto fastidio. Beh, ma già si mangia? Alle tre. Alle tre, preciso, te li porto, stanno a qua, Non ti preoccupare, accetto volentieri il tuo invito. Ecco qua. Attilio! Ehi, però, c'è te pensi, da sto pranzo me lo scapitamo dello ricamo de nozze, sai? Bettina, muro! Comandi, signora! Senti, Attilio, cucina per tre persone de chiui, sai? Come? Per tre cristiani de chiui? Sì, per tre cristiani de chiui. E ti e Bettina, metti in tavola tre posti altri, sai? Va bene. Sorella, mo io ti voglio ancora più bene di prima, sì, guarda. Sì. Elena, vieni qua, ti ho capito che c'è il bezzo giovanile. Sì, ne. Elena, aspetta, tieni una fotografia, mo dammoci. Senti, Pierino, lascia stare, la vici in diretta, tutta la fiata, vani. Elena, ti ho capito per oggi, capisci? Sì, non ti preoccupare. Beh, ha visto, ci vuoi bezzo compito, mo, eh? Bravo, così mi piace. C'è genere tutte già anche di fuori. A proposito, vieni qua, picca, vieni. Fammi vedere le unghie. La tagliate? Veramente le porto sempre così che me le mangio. Te le mangi? E c'è da fare, come faci? Sì, camuscia, c'è da fare. Va bene, vane. E attenta, mo' ci apparecchi. Anzi, vane apri prima, che hanno suonato. Senti, Pierino. Dimmi. Elena, tocca a vedere i gigapigi. Sì, ne. Due occhi e due mani piccate, Sì, quando viene, la vicio, lascia stare. Voi me la faccio vedere tutta una fiata, in diretta, è meglio. Se almeno si va a venire corpo, viene tutto da pago. Prego. E permesso. Arturo, Carmela, così. Ciao. Ciao. Sittative. Prego. Finalmente! Dopo due mesi che siete venuti con necchiati! Non c'è voglia di non sai che marito con queste cotola mai temuto, no? Non è che non voglio, Elena! Dico, a dai degno lo studio, degno clienti, dico no, a lei ci vengo fucendo, faccio già giuffare, non è che posso perdere tempo, non è che posso perdere. E a me, nel mio cellecce, solamente quando non tiene niente da fare, cioè una fiata ogni morte e papà. Come? Una bella signora come a signoria. Ferma, sulla? Sera io marito tuo. Ferma. Sapia io a tutela stava. E state ferma. Se eri te un marito di Pierino, ma siccome sono io un marito, Pierino ma è bello. E non fare nulla che Pierino non fare. Sì, un avvocato sta scherzava, non c'è con tapì, mamma mia. Senti Elena, ma marito da non c'è? No, è sotto, era uscito lo studio. Almeno così ha detto, anzi, sta tarda. Ma mo penso che viene moi, penso. A me? Perché io di qua non me ne vado, eh? Perché è una giuriferita una cosa che mi ha detto la signora Lucicio. Ed è urgente pure, è urgente. Sì. Stanno buoni i vecchi miei, no? Quanto tempo che non li vedi? Ma ieri sera siamo stati dai qui. Sì, io ho mangiato, dai.
Elena sta una bellezza, stanno. E poi Luciccio specialmente. Sa che siamo torna, Sirma, no? Quindi sono due cristiani che non si ragione mai. Come non vuoi uno specie buoni? Sì, calamane, finché mezze die vanno, se sguardi allo giardino, dai, e alla vespra, secondo come stanno le capo, se ne vanno no, a Santa Cesaria, a Castro, a Ucianto, e certe finate, uno solo crocifisso, basta che esco, se sguardi ne dicono. E poi la sera si fanno pure la partita della carta. Ah, la partita della carte? Sì! Ma giocane pure! No, no, la bocca, defino. La bocca, a scuba! No! E non stai con ci giocane? No, con ci giocane! Ah, con ci giocane! Uno Clementino, l'avvocato, sì, e sì. La signora Lauretta. Signora Lauretta? Che c'è questa signora Lauretta? Ma non la conosci? No! E una vedova. E lo marito, se lo marito, se non mi sbaglio, era di Montisano. Facevano commerciante all'ingrosso di frutta. La strada buona a sordi, sai, ricca. Ah, sì. E siccome dice che l'aria di Santa Marina mi face bene, si è affittata la casa qui da Catene Sirda, di Santa Marina, dai. Ha già capito. Ma è una bella cristiana, sai? Sì. Una bella figlia. Che ne d'occhi, che te puntere. D'occhi, avvocato. Dì una dita, è la ucca. È la ucca, no. Tene una filiera dei denti, cancego nella pitti. Pare come sia Catene, lo dentista a casa, a portata delle mani. Urbene, che ci avete vista? Gina Lollobrigida? Domusi, mamma mia. Ehi, Arturo. Sta conti di sta cristiana, come sia, che state facendo qualche pensierino, eh? No, Elena. Dica io, moglie, ma non l'ho mai detto finché muoio. È vero, Carmela? E mi dimandi mia? C'è senso? Beh, signori, scusate, ma tocca a me ne vado. Ho appuntamento con Don Genio De Cozza e sua figlia Titti. Don Genio De Cozza e la figlia Titti, e ce l'hai visto? Uscivo da paese di lontano. No, calma. Le sto parlando del sire della mia futura sposa. Come? Che sposo duro di è? No, carissimo. Senti una cosa, e quando è che te la faccio far uscire questa sposa? Pensa, caoci, signora Carmela, per me è un giorno importante, molto importante, perché la Elena mia non mi dà di qua che mangiamo. E se aspettate la politica di uscire con lui? Sì, sono quanto contento. Oggi un viso c'è questi cateni. Sì, sì. Questi cateni, dai, vieni. Allora, facciamo una cosa, Arturo, Carmela, rimanete qua e mangiate pure un po' qua, eh? Sì, grazie. Sì, c'è dici, sì, no? Sì, così possiamo fare una bella giornata. Sì, però tocca solo prima, no? Tocca solo prima all'ospedale, chiamo zia vecchia. No, è solo poverino se stizza, ma sai, sapete. Ora qua stai da cristiana. Porca miseria, Sina, già è riuscita lì. Guarda, mi ha riscaldato, muovo, Mi ha dato c'è giorno, c'è 5 minuti e poi torna. Sì, allora, ci facciamo, non ci avveniamo, presto, sì. Allora, ti aspetta qua, che io piglio la macchina, che stai molto lontana, che stai, sai, ciao Pierino, ciao. A proposito, sì. Mo ci faccio pipì poi, scendi, sai? Va bene, sì, Arturo, allo bagno, scire. No, voglio dico, mo ci faccio pipì con la macchina, voglio dico, Sai, ma è vero, censura, fai da. E ce lo sape? Ah, povera figlia di mamma, c'è mani è accappato. Poi li ballannanzi già. Poi, dopo che sei la sposa, se ne va cercando un'altra, come tutti. Ma ci te lo dice? Potresti pure che gli vuole bene, no? Scusa? No, gli vuole bene. È impossibile, guarda. Prima o poi, tutti i mascoli, dico, tutti, hanno fare le corna alle mogliere. Beh, tutti i mascoli, mi pare un'esagerazione, mo. Ci sono tu, pure quindi che le corna alle mogliere non le fanno. Sì, marito da per sempre, certo. No? Sì. Marito, ma sì, finché muoio. No. Ti è troppa fiducia a marito, da troppa. Perciò, ti sai qualche cosa? No, io non so niente, c'è di sapere. E allora? Ma dimmi una cosa mia. Quando marito da esse, ti è l'ultima anima giusta paia? Faccio qualche cliente sua. C'è che fare? Si sbriga i fatti suoi, no? C'è ma, fare. Già Carmela, si sbriga i fatti suoi, si sbriga i fatti suoi. Ma così facciamo alla Svezia? Si sbriga i fatti suoi. E solamente per questo esse, tieni le prove. Per esempio, quando torna a casa, ti è lo domanda giusta bene? Beh, no. Se tu devi essere sincera, non lo domando mai. Ma qualche fiata le leggi, le lettere che riceve? Mai, mamma mia, se no poi sei raggia, c'è tu dici? No, serraggia. O dici, manco che non li manco giri in poscia? Ancia la scrivania? Ancia lo portafoglio? Come dice già Cancede? No. E allora se capisce? Che non può sapere niente. Tiene
soldi e poi tu faccio i fatti suoi. Oh. No, non è che non me ne incarico, vede che io l'Arturo voglio bene. No. E tutte queste cose che sta a pezzi di io non le penso proprio. No, la Carmela, che io pure voglio bene a loro zino, però lo sorveglio sempre. Mi stavo sempre da redo redo. Un po' E quando mi risponde, stavo attenta attenta, al ufficio così a sbaglia. Ah. Che succede? Qualche fiata? Mai! Io allora sono mia! E qui già è furbo, sai? Ma io sono più furba di giù. E le lettere che riceve, ne le apro senza manco se ne incorca. No? E come faccio? No? Come faccio? Carte te scriverete? Con il fumo dell'acqua bollente. Con il fumo dell'acqua bollente? C'è voi che imparo? No, no. Io queste cose non le faccio proprio, Carmela. Non le faccio. Come hai detto che si faccia? Con il fumo dell'acqua bollente? Sì. Senti, ma poi non è che è una scoperta perché tu la compromettente, no? No, mai. E allora sono mia! Mamma mia! E si vede? Calucane, qui già compromettenti, se le face mannare fermo posta. Guarda, qualche fiata l'ha già pure esecutato con vice giovaglie. Me? E la visto uscire a qualche femmina? No, perché qui già fino, e già furbo, e per giù giorno se ne accorge che io mi sta urredo, e se ne vai sguariando per fatti suoi, come nulla fosse. Insomma, Carmela, io la notte non dormo mai, sto sempre con tanto di ricchi, con bici c'è nomina qualche femmina, se punta già lo sonno, se dice qualche parola, oh, zarina, prima mi curco mi incascio peggio peggio di caffè, curto, oh, e con tutto il gioco che faccio, tu disgraziato me tradisce. Però non te dico già prova? Per mai, ma la giovo la prova, non ci pensare che la giovo la prova. Perce quando esse con mie e allo secondo è pronto esse come un barbone che te ne scorni pure con lo teni dei costi e quando esse solo con lo furminativo ci vinta un'ora mensa d'orologio annanzi uno specchio perce quando esse solo o è la camisa stirata lo fazzoletto pulito perce ne? Ce ne saccio io forse per combinazione ti e te pensi per combinazione. Ma questo è proprio malato di capo. Senti qua, Elena. Secondo me ti tocca stare più calma, eh? Ti dai una brutta malattia. Sì, il cervello che ti fa incanneggiare questa gelosia. State più tranquilla. Dammi retta. Senti, Carmela. Stavo più tranquilla io. Era la teoria del carattere. Morge, come lo tocco. Secondo me. Ehi, signora. A già fuori c'è il marito di signoria che sta a te aspetta. Ah, sì? Dice che ha fatto pipì e quattro fiate. Sì, va bene. Ma c'è te, problemi dei reni? O problemi di prostata? Senti, mi vedi dopo, io mi vado, mi suo marito. E ne facevo quattro risate dopo. Sì, va bene. Ciao, ti. Vane, ma sbrigate, sai? Oh, io sto proprio allegra. O io passo proprio una bella giornata. Attilio? Ehi, c'è come anno? Senti, cucina per due persone e chiudi, auge. Come? Per due persone auge e torna? Per due persone auge. Edina e la Bettina che giunge a tavola a due posti oggi. Va bene, mi raccomando come facete le cose. Va bene, ma glielo dico. E poi? Guarda Bide c'è una sapata. Guarda Bide se già assassino viene. Giuro che se fra 5 minuti d'orologio non è rianciato, giuro. E se non lo gioco, niente. Non faccio proprio niente, Non dico manco una parola, mi mantengo proprio calma. Non le dico manco niente, e ce l'ha giù dire, non le dico proprio niente. Quando lo zingo le tiro tutte le catene del corpo! Vicino giorno, ma dico io, Paolo Paloci, di mangiare 5 persone qua io. E c'è sta cosa? Ma lo sapia io, sai lo sapia? Faccio fare una figura stasera con Pigi della Congrega, mannaggia la miseria. Attilio, la fane lo pago un momento, Vane. Come se debba dire? Sì, mettete sulla porta e mi vede la patuna. Ma non ho mai fatto un palo io. Pronto? Pascalino? Ehi, ci sono contare la vapocendo, sai? Senti. Crisciuca, per stasera giuro non se ne parla proprio. Ma per le 8 sine, eh? Per le 8 sine. Penso che hanno trovato la soluzione a questo. Non è pagiuna, ma era pagiuna, ma... Sì. Sta sempre nervosa per marito, sa? E ora la scunta all'auge, sì.
Quando poi telefona e non contano come faci dia, si impaccisce, impaccisce. Sì, se crede che è qualche amica del marito, sa. Salvo con crepa, sì, sì. Tocca con chiudo, sai? Ciao, ciao, Pasquino, ciao. Attilio? Ehi. Vieni qua. L'ingegnere si è ritirato? L'ingegnere si è ritirato? No! Lo sai che c'è un tavolo, ci sono 5 persone qua, no? Tu Cristiani anche dei chiucci sì, sotto? Sì, tu Cristiani dei chiucci sotto, allora? Scommetto che sono tutti due amici che sono venuti prima che fanno visita, no? Ehi, Attilio, meglio, non ti preoccupare. Ma c'è sta a dici, Bettina, c'è sta a dici. Senti, Attilio, mi è venuta l'idea che se mi riesce facciamo un corpo. Tieni, te ne vai alla congrega, ti fanno priore e tutto quello che vuoi. E io me ne vado a cena con lo zito mio. Ma come faci, Bettina, se può sapere? Senti. D'ora qua. Secondo te qui su c'è gente? C'è gente, profumo, c'è gente. Cristiani miei, questo non è un profumo così, è un profumo per femmina. Tormento di donna si chiama. Ma se può sapere c'è gente da bottiglietta, Bettina? Ma c'è gente a fare poi con la bottiglietta? Ti non ti preoccupare di niente, perché sta bottiglia giusta tutto. C'è tu che stai sbagliando in genere? Mi raccomando, mi stairo, contela, però non fare se ne accorge di quello che faccio io, Mi raccomando, mi raccomando. Penso io. Un signore con la banda buona, speriamo. Mamma mia, prima buongiorno, poi... ingegnere. Buongiorno, prego, ingegnere, prego, si accomodi. Prego, prego, prego. E qui stoci? Sì, ma guarda. Ingegnere, lo sai che voce a tavola degli invitati? Sì? Sì, invitati. E ci sono? Cinque persone. Cinque persone? Sì, sì. E ci sono tutti cinque. C'è te, donna Carmela e donna Arturo. Ah, donna Arturo, sì. Sì, donna Carmela. E poi... Sai, ci c'è auto? Poi c'è te, andiamo da Lupierini. C'hanno a destra due amici suoi, c'hanno a destra due amici suoi, auto ci sono. Amici suoi? Sì, amici suoi. Comunque, io a Giovannato Cucatta, n'auto chiedo te... degustate, n'auto chiedo degustate. Nu chiedo te pasta e poi una bella torticetta, una ci fatto un buon ingegnere. Se te manici che io te stammane a moi con una torta, con un caffè al corpo, Paolo. Bettina, mena, sbrigamene che l'ingegnere qua stanno fotte la fame. Forza, mena! Ti do, più tempo passa e più c'è un fanfare lì vicino io. Ehi, Ronzino! Sono stati 10 minuti in un piccalonghi, no? Lo sai che quando dai uno mi ferma, l'auto mi conta, l'auto mi dimanda e lo tempo passa senza te accorgi, no? Dice che ti abbiamo invitati oggi, eh? Sì, sì, l'Arturo, la Carmela, e poi Fraima, la zita e lo siro della zita. Sì, la zita, qui da ragioniera, dai, te. Buone, c'è ragioniera, sei rimasto reggiato, tu, die. Tu non lo conosci qui giù con me, te. Ed è nauda. Ci sa, c'è già, è una caduta in cialo gabinetto, una porta anciuata. Tu sa, c'è un modo lungo la storia, già, e poi te la puntai giù. Non ho capito, eh? Allora, dico oggi, te posso vedere picca picca più allegra. Dico, potremmo sguardiare per un giorno, dico, una giornata di tregua. Ronzino, ma io stia sempre più allegra se ti non mi facevi raggiare. Ma ti è una cosa, la pensi la deve fatto certo, che se ti non facevi così, chiaro che io pure ti voglio più bene, no? Che sta qua, c'è le mani cane, mi pare. C'è questa puzza di profumo, eh? Profumo? Sì. Ma che sta a dici? Che sta a dici? Sì, non puzzi di profumo. Io puzzo di profumo. Io puzzo di profumo. Ma che dici, Elena? Che dici? Sì, sì. Io non puzzo di profumo. Sì, io puzzi di profumo, Ronzino, c'è da profumato, Ma che sta a dici, Elena? Che sta a dici? Sì, io puzzo di profumo. Elena, che dici? Sì, io puzzo di profumo. Sì, io puzzo di profumo. Stai calma, Stai calma. Stai calma. Thank you.
comunità è creata, c'è terremoto a scatinato stasera. Mina, sta proprio come i putti, dai. Cristina, la mia futura sposa. Piacere. Onorato. Papà, visto che è un amico di famiglia. Niente di particolare, è l'avvocato Arturo Stoppino e sua moglie Carmela. Piacere, piacere. Piacere. Piacere, fortunatissima, eh? E questa è la sposella? Mi sembra proprio una graziosa signorina, proprio un'aristocratica. Grazie, grazie. Rispondi. Grazie, molto gentile. Anch'essa non scherza. Pierino, bravo. Pierino, bravo. Mi piace, grazie. Fate veramente una bella coppia, guarda. Ma proprio. Quando ripariamo questi confetti? Se allora per lo Piareno si sposa la Poronai. Ma io sono all'antiquariato. Io voglio conoscere prima la famiglia. Non lasciamo cercare ricchezze, palazzi, fondi. No, no, no. Noi vogliamo solamente gente tranquilla. Che non si faccia sentire. Che non si litiga. Tutto la conosco, non te ne importanza. Dateli i tempi dei voci, è meglio sapere prima se c'ha l'invito a ceppare l'unica figlia che tieni. E non è per sfiducia, per carità, voglio un po' tranquillo. Da cent'anni, non c'è, eh? Da cent'anni è a fare una volta che ti ha leccare le baffe. Guarda, Don Genio, a qua hai trovato tutto quello che cercavi. Gente tranquilla, che non si face mai sentire. A qua entro non senti mai un grido. A qua entro non senti mai niente. Stop.
io mi scucchio, Per mie programmane, guarda, programmane. Sì. E mie pure stasera, guarda. E mie la sentita, guarda. Però scusa un attimo, questa non mi pare la buona ragione, questo scucchio con mio marito, sta facendo la parecchiazza, per lo picchia di busto di profumo, dai. Avresti me ne conto, un attimo. A mie me ne conto. Carmela, ti sei una femmina con un altro carattere. Sì, va bene. Un altro carattere. Va bene. Io tengo sangue, già le vine, sangue. Sì, però non c'è moglie le faccio più che sta facitia, però. Senti, per favore, io faccio più che mi piace pare. Piace, pare e piace, furmi. E poi Carmela, finite, li grazie dopo. Yeah.